Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Tantissimo tempo che non portavo Castle Clash, me l'avete chiesto in tantissimi, infatti volevo salutare ragazzi tutti gli Obscurited che sono la mia gilda, li volevo salutare tutti. Volevo salutare anche tutti quelli che mi hanno scritto di portare un video su Castle Clash, perché ricomincerò un pochino a farli video di Castle Clash. E soprattutto volevo fare un saluto speciale a tutto il bosco di Marzapane. Detto questo, hanno aggiornato il server taiwanese, perché ho deciso di riportare Castle Clash perché mi piace molto, mi sta attirando molto questa nuova modalità che è uscita, questa qui del cristallo, che devo capire bene cos'è, ma penso sia una cosa figa, o almeno ha attirato la mia attenzione. Quindi sono molto curioso di capire come si evolve questa cosa. Oggi ho visto il gameplay di questo eroe sul canale di Giulio 22 e devo dire che è davvero fortissimo, sempre più OP, devo dire, questi eroi, non so dove andranno a finire, però questa nuova modalità mi sembra interessante e quindi la sto seguendo. Detto questo, volevo andare un attimo a vedere quali sono i nuovi aggiornamenti sulla pagina Castle Clash News ed Help, che ringrazio. Allora, brevemente, i nuovi aggiornamenti, diciamo, quello che hanno implementato in questo aggiornamento sono la nuova schermata, vabbè, evento carnevale, la modifica icona di gioco, vabbè, modifica immagine di caricamento, l'avete immagine visto anche dalla copertina, aggiunto un nuovo slot altare come sempre, 10 spazi in magazzino, più un nuovo eroe Windingo, ok, che ha anche un nome che conosco già perché era anche in Final Fantasy, ha la skill livello 12, massimo, questo eroe che è potentissimo, infligge il 2040% di danni ai nemici vicini nella durata di 5 secondi, quindi inizia a fare una skillata che distrugge tutto intorno, congelando per poco meno di un secondo, mentre skilla lui congela anche. Ogni volta che infligge danno causa coma su se stesso di 5 secondi, ma ho visto nel gameplay che questo non è vero, non viene stunnato, tutt'al più stunna gli altri. Ha un raffreddamento di 7,5 secondi, se attaccato si cura del 200%, infatti praticamente sta sempre pieno di energia e della sua vita con il raffreddamento di 0,2 secondi, praticamente si cura 5 volte al secondo, tantissimo, veramente tantissimo, tostissimo buttarlo giù. Poi c'è un nuovo pet che cura, una renna che praticamente manda in giro altre renne che curano i nostri eroi. Poi 3 nuove skin di Babbo Natale, Re Fantasma e Mechtissa. Poi l'aggiunta di 2 nuovi talenti che non si sa. E poi l'aggiunta di questa nuova area Destino Illustrato, che è quella praticamente che abbiamo visto poco fa. Detto questo, ringrazio Castle Clash News ed Help come sempre per le informazioni e torniamo al gioco per rollarci, perché ho 4 account e in tutti ci sono le 3700 gemme, quindi magari esce, magari no, questo nuovo eroe, chi lo sa, e dopo tantissimo tempo ragazzi andiamo a fare anche un rolling. Allora, sperando, mi sono tenuto anche le uova in modo tale che se il nuovo pet vuole uscire, anche perché è un pet raro, ho dimenticato di dire, vediamo un po' se esce, non esce, almeno qui, allora metto a incubare altre uova. Qualche slot lo dovrei già avere, quindi dovrebbe andare bene, dovrebbero bastare. Vediamo un po' se esce. Attenzione, non si capisce dal nome. Qua è bello perché non c'è lo spoiler, dal nome non capisco chi è. Vediamo, abbiamo beccato un Aries. Già, caccia quello nuovo, il mini golem. Cupido, fuck, dai. Mamma mia. No, non li vogliamo questi. Trasformali in eroi. Vai. Ancora 1000. Ne ha sparati 3. Non penso che adesso ne tiri fuori un altro con 450. Ultimissime. 400. Vabbè. Chiedevamo troppo. Andiamo alla prossima email. Quanto è bello questo account con eroi proprio carini, devo dire. Ho tutto un altare proprio carino su questo account. Allora, vediamo un po', dato che è un account così carino e fortunato, inizia subito con un leggendario, ma non è quello, un altro. Dai, questi account che ho lasciato come il vino, li ho lasciati fermentare. Vediamo un po' di... Oh no, non esce. Dai, almeno uno di quelli nuovi, gli ultimi. Vediamo, trasformiamolo in oggetti. No, ho buttato 50... No, buttato 50 gemme pure. Vediamo un po'. Tutti i singoli. 4,50. Dai. Niente, non ce li vuoi dare più. Ultimo. No.
Anche questo secondo account è andato e non me lo ha voluto dare. Andiamo al terzo. Anche qui 3700 gemme. Andiamo un po' l'altare. Altare, qui c'ho Anubis. Interessante, interessante. Andiamo un po' a vedere. Dai, che palle! Tutte ste gemme non me ne ha fatto uscire uno figo. Dai, dove devi. Vediamo questo. No, dai, questo cazzo di Dracax. Cioè, ci stanno 50.000 eroi. Mi fa uscire Dracax 5 volte di fila. Ma dai. Ma dai, che sfiga è. Che sfiga è, non c'ho più neanche gli slot, 1.000 manca. Ho tutto in pasto ad Anubis. Divorateli. E quindi ultime 1.000 qui, dai. Almeno una gioia me la devi dare, su, forza. No, invece no, solo gelatine, ultimo account, ultima chance. Qui invece è solo barba. Ecco, in questo account potrebbe farmi un regalino, dai. Dai, sono pronto a ricevere questo nuovo eroe su questo account sfigato. Vediamo. Dai, me lo deve dare per forza. Non può essere così sfigato sto account. Oggetti. Non dà niente. Maledetto, vedi, questi sono gli account maledetti. Gelatina puzzosissima. 1200. Invece re fantasma, schifoso. Max, non ci posso credere che sei venuto a interferire nel mio video. Max tristezza, ogni tanto lo incontro. Dai, ultime 150. Ma che tu sia maledetto. Cioè, 12.000 gemme non mi ha dato un fottutissimo eroe nuovo. Dovrebbe dargli un roll sì, uno no. Uno sì, uno no. Comunque, come vedete, non ci sono riuscito a beccarmelo. Cosa c'è qui? Nient'altro. Quindi penso che non ci sia altro da aggiungere se non proprio quello che questa modalità sono davvero incuriosito e vedere come si fa, come si gioca, che cosa succede. Vediamo. Bisogna cliccare qui. Poi cliccare qui, ci fa vedere che in pratica possiamo alzare il livello. Forse bisogna averli tutti per poter entrare. Sinceramente, non lo so. Non lo so, staremo a vedere. Questo veramente è l'unico aggiornamento, forse di quest'anno, credo, che davvero. Anzi, no, anche quello con lo speed è stato interessante, con l'aumento di velocità. Però questo aggiornamento sono curioso, non vedo l'ora che esca sul server italiano per capirci qualcosa in più. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e un commento. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo aggiornamento. Nei prossimi giorni porterò un video che mi avete molto chiesto sulle formazioni di guerra tra gilde. E con questo vi saluto, ci vediamo come sempre nel prossimo video.